Parliamo da tanto tempo di opportunità di sviluppo della Toscana del Sud. Una delle idee fisse del nostro presidente è il completamento dell'autostrada. Come ha detto lei, sono fissato, ecco. Nel senso che se noi avessimo un'arteria che collega Milano e tutto il nord e Genova con Roma, è evidente che le potenzialità di tutta la costa cambierebbero. Il collegamento con la Siena Grosseto, i lavori lì per un pezzo sono andati avanti, ora hanno questo problema nelle gallerie, ma si supererà. Bisogna dare atto al governo che ha investito altri 250 milioni per arrivare fino a Siena. E avere queste infrastrutture è decisivo per il turismo, perché altrimenti... Sul quale bisogna puntare. Sul quale si deve puntare molto, io aggiungo, bisogna puntare anche su altro, e anche per questo ci vogliono le infrastrutture. E cioè occorre vedere se riusciamo a fare davvero di Grosseto, e comunque di zone vicine a Grosseto, il punto di riferimento di una grande area agricola che è quella di Grosseto, ma con il collegamento nel Senese anche quella di Siena, che può trovare poi il proprio sbocco in questa zona industriale di trasformazione dei prodotti, e poi sul porto di Piombino rinnovato e rifatto come abbiamo fatto anche il luogo dove prendere la via per altre nazioni e per altri leader. E noi bisogna essere in grado di conciliare sviluppo e ambiente, essere in grado di conciliare turismo con il manifatturiero che serve a dare lavoro e occupazione.